Bella prof universitaria molesta un suo studente universitario. Bella prof universitaria molesta un suo studente universitario. Ecco qua, cari amici. Questa è la prof universitaria americana. Mi pare che abbia 6 anni. La notizia sta qua, vedete, la docente è accusata di molestie, la difesa dei colleghi, ma è brava. Corriere della Sera, domenica, 1 luglio 2018, articolo di Giuseppe Sarcina, eccola qua, bella prof universitaria, molesta un suo studente universitario, è brava. È bella e brava, 6 anni, 66 anni. Oh, che sia chiaro, si dice che non ci sono prove, Non ci sono prove contro di lei, capito? Non ci sono prove. Beh, questo studente però non è stato calante, Mi dispiace che nell'articolo, in questo articolo, Giuseppe Sarcina, non ha scritto in che cosa sono consistite le molestie, cioè se questa prof ha allungato le mani e dove le ha allungate le mani, casomai fosse vero. Eccolo qua, Corriere della Sera, domenica 1 luglio 2018, Giuseppe Sarcina. Eccola qua la prof universitaria che adesso sta su tutte le pagine dei giornali, perché a sua difesa sono scese le sue colleghe e i suoi colleghi. È brava, ma che c'entra? Uno o una può essere bravo o brava. Ma può lo stesso allungare le mani. Che difesa è questa qua? Ma è brava. Ma che difesa è? Sentite, questo è l'articolo, Vedete, è virgolettato. Ma è brava. Beh, adesso, siccome abbiamo raggiunto la parità tra uomini e donne, finalmente è stata raggiunta la parità tra uomini e donne. E adesso mi pare giusto però che anche se non si è galanti, debbono essere pure gli uomini a denunciare le molestie, e ne vedremo delle belle, cari amici. Ve lo dice Serafino Massoni, che è un filosofo un po' stoico, un po' cinico, e che ha scritto tante belle cose sul passaggio dal matriarcato al patriarcato, capito, cari amici? Ne vedremo delle belle, se si sparge la voce, che anche i boy, gli studenti, gli uomini in generale possono denunciare le donne per molestie, però ci dovrebbe entrare nello specifico, capito? Giuseppe Sarcina, anche a me sarebbe piaciuto tanto scriverlo questo articolo di Giuseppe Sarcina, però io avrei cercato di approfondire la questione relativa alla molestia o alle molestie effettuate da questa brava, bella prof universitaria. Guardate che spettacolo, cari amici, sono tutti scesi in sua difesa. Ma è brava. Sì, ma com'è stato molestato questo boy universitario? Come? Lei avrebbe allungato le mani? E dove le ha allungate le mani? Dove le ha allungate le mani questa bella prof che mi pare abbia 6 anni? Se il fatto è accaduto, vuol dire che anche lei, anche a questa bella e brava prof, piace il frutto fuori stagione, piace la primizia, perché lei ha 6 anni,
e suppongo che con uno studente universitario possa essere sui 25-30 anni, la primizia, il frutto fuori stagione. E dice, ma è brava, ha capito? Ma che difesa è questa? Ma è brava? Ma che difesa è? È una difesa d'Egitto. Mi piace tanto questo articolo, sono tanto contento, perché questa è la dimostrazione e la testimonianza che è stata raggiunta la completa parità fra uomini e donne. Non sono più le donne adesso, non sono più soltanto le donne a denunciare le molestie ricevute, sono anche gli uomini. Verum et factum convertuntur, verum est ipsum factum, questa è la vera parità, cari, questa è la vera parità, finalmente, ne vedremo delle belle, cari amici, ne vedremo delle belle, l'hanno difesa, hanno detto che è brava, vedete, è brava, ma che c'entra, ma che difesa è questa di che è brava? Perché se uno è bravo, non le allunga le mani, se uno è bravo, e se uno è brava non le allunga le mani, vabbè, la parità è stata raggiunta la parità, questa è la testimonianza che la parità è stata raggiunta, cari amici, è brava, capito? Difesa dai colleghi, è brava, eccolo qua l'articolo, se volete leggerlo nella vostra interezza andate sul website del Corriere della Sera e lo potete leggere gratis, capito? Corriere della Sera, domenica 1 luglio 2018, Giuseppe Sarcina, ah, che peccato, Giuseppe Sarcina, che non hai detto come è avvenuta l'ipotetica molestia, perché non c'è nulla di certo, c'è soltanto che un boy universitario ha denunciato di essere stato molestato, e ne vedremo delle belle, cari amici, ne vedremo delle belle. Questa bella e brava prof universitaria potrebbe avere una predilezione per il frutto acerbo, capito, cari amici? Vabbè, dai, vedremo gli sviluppi della situazione. Comunque io vi dico che ora è stata raggiunta la piena parità tra uomini e donne, perché non solo le donne denunciano le molestie, le denunciano, ma ora anche gli uomini possono denunciare le molestie. Dio che tempi che arriveranno, cari amici, Dio che tempi, quando anche gli uomini diranno di essere stati molestati, perché la girl, la lady tal di tali ha allungato le mani, ok, cari amici?